Amici di In Tempo Reale Web TV, ben ritrovati. Quest'oggi sono davvero felice di avere qui con me Arcangelo Caressa, direttore tecnico nazionale settore cinofilia, per un'importantissima iniziativa qui a Talsano. Allora, so che tu, Arcangelo, hai messo a disposizione questo luogo, il luogo dove si è svolta. Parlaci un po' di questa iniziativa. Allora, l'iniziativa si è svolta a Talsano nel Centro di Formazione Nazionale del Dipartimento Sicurezza Cinofili dell'ENDAS. Hanno partecipato più settori dell'ENDAS, compreso l'OCR, quindi la rappresentanza nazionale dell'OCR, e del dirigente nazionale del Dipartimento Sicurezza, Vito Lettieri, che è qui presente per le prime azioni. Sono intervenuti a questa manifestazione, come avete visto, Guardia di Finanza, i cinofili della Guardia di Finanza, il colonnello Giuseppe Romanazzi della Guardia di Finanza di Bari, il comando della Polizia Locale, il procuratore della Repubblica Michele Sebastio, spero di non aver dimenticato nessuno, e adesso attendiamo i carabinieri, che purtroppo hanno avuto un problema, e attendiamo i carabinieri per fare l'ultimo intervento e la consegna. La manifestazione di oggi era improntata all'inclusione sociale, quindi far conoscere a tutti i bambini queste strutture, questi tipi di strutture, per evitare che possano perdersi nel corso degli anni. Quindi è una manifestazione che è stata voluta in maniera molto 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 profonda dal Presidente Nazionale Paolo Serapiglia, che ringrazio e saluto, anche se perché purtroppo non è potuto intervenire per problemi istituzionali, però c'è Vito Lettieri, che praticamente è come se fosse l'ENDAS. Ecco. Abbiamo fatto più settori, compresi i cinofili, e adesso ci saranno delle altre manifestazioni, delle altre esibizioni da parte dei cinofili del Dipartimento Sicurezza Cinofili, insieme a quelli della Guardia di Finanza, dei cinofili della Guardia di Finanza. Come avete visto, oggi la Guardia di Finanza mi ha ringraziato, e li ringrazio per questo, per avergli donato un'ulteriore unità cinofila, perché noi facciamo questo anche. Doniamo le unità cinofile già addestrate, in questo caso deve soltanto ultimare il suo percorso, Wolf, un pastore tedesco nero, che adesso sarà in forza alla Guardia di Finanza di Taranto. Vogliamo porre l'accento sul rapporto bambino-cane in questo caso, è importantissimo. È importantissimo, a mio avviso, estirpare, eliminare, non dare la possibilità ad un bambino di avere un cane nella vita, secondo me non lo renderà una persona migliore. Io credo che i cani piccoli, per persone piccole e grandi o con disabilità eccetera, aiutino tantissimo. Noi anche quello, per esempio, noi abbiamo anche questi altri settori, i settori della interventi assistiti con gli animali, quindi facciamo pet therapy, facciamo tante cose per il pubblico impiego, il pubblico servizio, facciamo anche cani per esplosivo, droga, unità cinofile da ricerca e soccorso, quindi quando sparisce le persone si attivano i nostri molecolari, e siamo l'unico ente qui in Puglia ad avere i molecolari, quindi i Blue Hound. Tutti i cani sono molecolari, ma il Blue Hound ha una marcia in più e noi ce li abbiamo. Queste manifestazioni le facciamo molto spesso e ne faremo tantissime altre, proprio perché i bambini hanno bisogno di vivere con un cane. Senza un cane c'è qualcosa in meno nella famiglia, si nasce con qualcosa in meno e si cresce con qualcosa in meno. Grazie mille. Grazie a voi. E ci ha raggiunto il signor Vito Lettieri, del direttore del Dipartimento di Sicurezza ENDAS, ente promozione sportiva riconosciuta dal CONI. Bellissima mattinata questa, molto intensa, molto particolare. Come è nata questa idea? La domanda sorge spontanea. L'idea è nata subito dopo aver fatto l'evento Pinclo, l'artiglio rosa, dove in pratica in alcune discipline ci sono delle istruttrici donne che insegnano soltanto alle donne. Quindi dopo aver fatto questo evento e aver ottenuto un grosso risultato, abbiamo pensato di fare un evento per i più piccoli. L'abbiamo chiamato Little Claw, quindi dove le istruttrici, sempre del Pinclaw, donne, insegnano a dei bambini piccoli a muovere i primi passi in alcune discipline. In questo caso specifico l'OCR, tipo arrampicata sportiva su ostacoli, cinofilia, giochi della tradizione e fitness per la salute. Quindi la giornata si è articolata in tutti questi giochi particolari, dalla tradizione alla modernità. Certo, questo per mantenere un filo conduttore e anche dare un senso al fatto che donne, anche come donne di famiglia o madri, possono insegnare ai piccoli anche la tradizione, oltre che la modernità delle discipline moderne, diciamo come l'OCR. Ecco, la cosa interessante è questa, avere unito un po' delle categorie importanti della società, direi fondamentali, le donne da un lato, i bambini e poi gli amici a quattro zampe. Questo sì, un po' come ricreare un po' l'ambiente familiare, quindi
le madri che sono le prime insegnanti per quanto sono per i bambini che apprendono e oltre al gioco apprendono attraverso la complicità degli animali. In questo caso sono i cani, che sono cani del servizio cinofilo dell'ENDAS Dipartimento Sicurezza, molto addestrati, che quindi possono fare anche da tutor per i bambini stessi. Ci saranno altre tappe di questi eventi? Sì, questa è la prima, l'abbiamo sperimentata qui a Taranto, ma verrà ripetuta in tutta Italia. Grazie. Prego.